Ave Maria, stiamo andando all'abbazia di Monte Cassino. Sto in compagnia di Fra Giove e di Fra Teofilo. Tra poco arriviamo all'abbazia di Monte Cassino. Ecco, siamo arrivati all'abbazia di Monte Cassino. Ecco i frati di Trieste. C'è Fra Andrea. Salutate Padre Alessandro. Roberto, è la prima volta qui. Quindi Ave Maria, Padre Carlo. Ciao. Fra Robert. Finalmente. Finalmente, dopo molto tempo. Ah sì, benvenuto allora all'abbazia di Monte Cassino. San Benedetto viene qui a Monte Cassino nel 529, è nato a Norcia, ha studiato a Roma e poi inizia una prima esperienza monastica, dapprima eremitica e poi cenobitica a Subiaco. Dopo alcune vicissitudini però arriva qui a Monte Cassino, dove avvia una nuova esperienza monastica. Un'esperienza che segnerà la storia non solo di questo territorio, ma anche dell'Italia, dell'Europa e del mondo intero. Qual è il messaggio che San Benedetto ci lascia? Credo che possiamo riassumerlo non soltanto in quelle parole che sono diventate famose nella storia, ossia ora et labora, preghiera e lavoro,
che non sono direttamente contenute nella regola, ma che rappresentano una sintesi della sua regola. Soprattutto direi che se volessimo così sinteticamente presentare San Benedetto, potremmo chiamarlo con le stesse parole di Papa Paolo VI. È stato un messaggero di pace. Con queste parole, Papa Paolo VI, il 24 ottobre del 1964, qui a Montecassino, nel riconsacrare la Basilica, distrutta nel secondo conflitto mondiale e appena ricostruita, ha proclamato patrono primario dell'Europa San Benedetto, definendolo Pacis Nuntius, messaggero, portatore di pace. Attraverso la croce e dunque la fede, attraverso il libro, attraverso quindi la cultura, attraverso l'aratro, quindi il lavoro manuale, San Benedetto e i suoi monaci hanno rifondato veramente l'Europa, hanno dato quell'impronta di cristianità di cui ancora oggi abbiamo bisogno, di cui ancora oggi dobbiamo riscoprire le radici e i valori. Allora, ci troviamo all'Abbazia di Montecassino, la culla dell'Ordine Benedettino, che oggi è composto di 20 congregazioni, 20 rami dell'Ordine Benedettino. Qui, in questa basilica, che è parte integrante dell'Abbazia, sono sepolti San Benedetto e la sua sorella Santa Scolastica. Questa abbazia, lungo la sua lunga storia, è cominciata la costruzione qui nel V secolo, ma ben 4 volte fu distrutta: terremoti, guerre, barbari, incendiato. E l'ultima volta è accaduto durante l'ultima guerra, purtroppo bombardata dagli anglo-americani, ecco, tonnellate e tonnellate di bombe in una mattinata di febbraio del 45 furono gettate su questa abbazia, che fu rasa al suolo, e poi, finite le vicende belliche, fu ricostruita esattamente come era. Come San Benedetto aveva una volta promesso, in questo luogo i suoi frati sarebbero sempre stati protetti. E difatti mai nessun monaco morì, ecco, a causa delle vicende, ecco, diciamo che lungo i secoli si accanirono, ecco, contro questa meravigliosa costruzione. Anche nell'ultima guerra, immediatamente dopo il primo bombardamento, c'erano qui una dozzina di monaci e altra gente che vi si era rifugiata, riuscirono immediatamente dopo la prima fase del bombardamento, che era la più terribile, erano riparati nei sotterranei del convento, riuscirono a fuggire e a trovare riparo e poi in seguito arrivare fino a Roma. Ecco. E poi in seguito, per ben 3 mesi, continuò il bombardamento dell'abbazia, perché i tedeschi, dopo il primo bombardamento, si erano acquartierati qui. E dopo lunghe, estenuanti battaglie, i polacchi
ebbero la meglio, riconquistarono Cassino e i tedeschi, i soldati tedeschi furono messi definitivamente in fuga. Bene, purtroppo oramai qui dimorano rari frati, i benedettini non godono l'ordine benedettino in questo momento, questa congregazione dei benedettini non gode ottima salute, preghiamo tutti perché l'ordine possa tornare ad essere, ecco, luce non solo della Chiesa, ma luce del mondo, come è lo stato lungo i secoli. I benedettini hanno civilizzato l'Europa, hanno portato non solo la fede, ma anche la civiltà in tutta Europa. Tutta l'Europa è costellata di costruzioni, di abbazie, di cattedrali, ecco, ma non solo di monumenti di pietra, ma ecco, di civiltà, di istruzione in tutti i sensi e soprattutto della fede.
Arrivederci, alla prossima!